E c'è anche la Juventus in corsa, Udinese Juventus, Sebastiano Franco. La Juventus al Friuli a meno 1 dalla Roma e meno 2 dall'Atalanta, vuole provare a qualificarsi per l'Europa League. Udinese reduce da 3 KO di fila, sarà comunque dodicesima alla fine del campionato. Emergenza tra infortuni e squalifiche per Sottil, che si è dovuto reinventare la difesa. Nella Juventus non ci sono Vlahovic e Bremer. Il cielo è nuvoloso a Udine, ci sono 22 gradi, 24.000 gli spettatori, ci sono tanti tifosi della Juventus grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi. Udine 32esimo, Udinese 0, Juventus 0, ma Juventus vicinissima al gol del vantaggio con il colpo di testa di Bonucci, che ha colpito la traversa sugli sviluppi di un corner dalla bandierina di destra. Il colpo di testa di Bonucci che ha incocciato proprio sulla traversa con Silvestri battuto. Qui Udine nel quinto minuto, brivido per la porta dell'Udinese con il cross di Ealing Junior dalla corsia di sinistra, e pallone che ha sorvolato tutta l'area piccola ed è finito sul fondo. Però Udinese che sta soffrendo subito nei primi minuti della ripresa. Possiamo tornare a Udine. 22esimo con la Juventus che attacca. Udinese e Juventus sono sullo 0-0. Da quando è entrato Di Maria la Juventus è sempre stata nella metà campo avversaria. Attenzione, il cross in mezzo, non riesce la girata di Milik con il pallone che si spegne in fallo laterale. L'ultimo tocco di un giocatore dell'Udinese e specificatamente di Udoji. Ancora la Juventus in avanti, Milik, il contrasto con Gesand, sempre il pallone tra i piedi dei giocatori della squadra di Allegri. Danilo per Chiesa, Chiesa al limite dell'area di rigore, largo per Ealing Junior, il cross in mezzo, attenzione ancora Locatelli che non controlla, ma è sempre Danilo che intercetta il pallone indirizzato a Samardžić con Chiesa lato corto dell'area di rigore. Chiesa ancora, il gioco di gambe, ancora Locatelli, ancora all'indietro per Danilo, largo per Ealing Junior con Locatelli che riceve al limite dell'area, ingresso in area di rigore. Chiesa, attenzione, il tiro e il gol, Federico Chiesa, il vantaggio della Juventus. Il minuto è il 24esimo della ripresa, Udinese 0 Juventus 1. Chiesa è riuscito a controllare il pallone in area di rigore, defilato sulla sinistra e con il destro ha trovato il palo lontano della porta di Silvestri, battendo il portiere dell'Udinese. Udinese 0 Juventus 1. Torniamo a Udine. 28esimo della ripresa con la Juventus in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Il gol è pesantissimo 5 minuti fa di Chiesa, che porta la Juventus per ora in Europa League. Juventus che continua ad attaccare poco fa proprio con Chiesa, che è stato fermato all'ultimo momento in corner da Gesand. Ancora Di Maria in avanti, lato corto sinistro dell'area di rigore. Hojlund, 3-1 dell'Atalanta. Da te. Il brivido per l'Udinese con il tiro cross di Maria, la deviazione e poi con una mano aperta Silvestri a cancellare dalla porta e la conclusione della Juventus. Ancora Juve in avanti con il fallo laterale di Cuadrado che continua a spingere, Juventus che continua a spingere con Cuadrado che d'ora dà all'indietro a Bonucci, riparte dalle retrovie. Poco fa l'Udinese pericolosa con un tiro di Lovric da 25 metri messo in corner da Szczęsny. Ancora la Juve con Di Maria, mette giù il pallone, il cross con il sinistro a cercare Milik, attenzione, carica il sinistro e poi alza un campanile, l'uscita sicura di Silvestri. Udine. Il 40esimo scocca in questo momento, Udinese 0 Juventus 1, ma Udinese con tre primavere in campo che sta mettendo in difficoltà la Juventus. Poco fa il tiro di Perez messo in corner con la punta delle dita da Szczęsny. Udine, Sebastiano Franco. Grazie Marchesi. 41esimo, Udinese 0 Juventus 1, ancora Udinese che ci prova con Arslan, seguiamo questo attacco, e cross di Buta, mette fuori la difesa della Juventus, raccoglie Perez che prova a calciare, poi da largo per Pereira, il cross dentro, attenzione, il colpo di testa di Vivaldo Semedo, alto sopra la traversa. 41esimo, Udinese 0 Juventus 1. Roma 2 Spezia 1 e ritorniamo a Udine da Sebastiano Franco. Grazie, quindi cambia anche la classifica, siamo nel primo dei 4 di recupero con l'Udinese sotto di un gol con la Juventus. Udinese che continua ad attaccare con Perez che all'altezza della metà campo raccoglie il pallone e lo dà largo a sinistra a Buta, ancora in mezzo per Samardžić che avanza con il suo piede sinistro. Samardžić centralmente a cercare Nestorovski, ferma tutto Gatti e riparte con il contropiede della Juventus. Gatti ancora alla sua sinistra, c'è Ken, aspetta di ricevere Ken, il pallone un po' all'indietro, Ken limite dell'area di rigore, Ken doppio passo, entra in area e poi ostacolato benissimo da Cocetta. Secondo dei 4 di recupero, Udinese 0 Juventus 1. Ma ancora non si scusa Giovanni Scaravonzino, intervenire Udine perché prego. è finita Udine, la Juventus ha battuto l'Udinese per 1-0. Il gol partita al 23esimo della ripresa di Federico Chiesa. A te. Grazie Sebastiano.